Bella raga, secondo giorno in quel del massiccio del Monte Bianco, dopo esserci infilati a dormire, nel mio caso completamente tumefatto e devastato, non avevamo le forze di far nulla la domenica. Peccato, perché era un giorno ottimo per scalare. Di star chiusi in tenda io e Ste non ce la siamo sentita, allora abbiamo optato per andare a fare la King Line del Monte Bianco, ovvero la cresta nord del Petit Flambeau. L'alba del secondo giorno. La cresta, a mio dire, infima, nel senso che le difficoltà sono pressoché, a mio parere, inesistenti, ed è anche molto breve. Diciamo che va bene come ripiego se vi trovate lì, ma non salirai mai solo per fare quella cresta lì. Al massimo ci potrei pensare per un corso, perché potrebbe essere molto didattica sotto un certo punto di vista. La cresta nord del Petit Flambeau sostanzialmente la si prende dal Col Flambeau, che dove avevamo piazzato nella tenda, si scende andando giù verso i satelliti. Ce l'avete tutto il tempo lì sulla destra, è quella dove partono i cavi che tengono ancorata la bellissima e geniosissima funivia della Mer de Glace, che prima o poi spero vengano tagliati e venga tolta, però vabbè, parere personale, sbaglierò, amen, non me ne frega niente. E si scende fino a circa quasi la fine di questa cresta, prima di un gendarme si devia a destra, prestando attenzione ovviamente ai crepacci su ghiacciaio. Le relazioni dicono che bisogna superare la terminale, quando l'abbiamo fatto nella terminale non c'era. La cresta nord del Petit Flambeau. Oulala. Il signorino parla francese. Andiamo un po' sul marcio. Che goduria. Io adoro la roccia marcia. E si sale sulla cresta, che da prima è sostanzialmente rocciosa su questi blocchi, difficoltà che non superano secondo me il secondo grado, al massimo qualche passo di terzo. Già sul pezzo finale di neve. Per arrivare poi su quello che è l'ultimo pendio, su questa cresta nevosa, con pendenze fino a 30 gradi, e da qui in breve in cima. Una sera dopo la volta non dobbiamo farla. No, fidati, la sera meglio di no. Sì. Col pomeriggio ancora è fattibile. E quindi ti tocca ragliare al buio. A me non piace come idea. No, esatto. Però anche conoscendolo a volte sbaglio. Io rallento. Rallento il passo. C'è anche quella cresta lì. Vabbè, dai, cosa c'è di diverso dalla Kufner sta cresta? Niente, c'è solo perduto un po' meno. Ma pure la vela di neve abbiamo superato, hai visto? Terminale fatta. Passaggi di roccia fino al quarto grado. Infatti. No, non c'era fino al quarto. Bene, dai, voi? Come noi. Esatto. La discesa è per il versante opposto, si ritorna alle tende. Quindi si fa l'avvicinamento in discesa, si sale in cima e si torna in discesa alle tende. Meglio di così non so cosa chiedere. La vostra qual è? Quello. Alla fine, dai, è comunque stata una giornata di alpinismo, seppur facile, comunque dedicata allo sport che ci piace, quindi questo è quello che conta. Nulla, anche per oggi è tutto, e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga!